Buongiorno, bentrovati per questa edizione dei nostri telegiornali. Fra poco ci occuperemo di riscossione Sicilia con le dichiarazioni di Armao, ma apriamo con un'ultim'ora che leggete proprio sullo schermo a seguito della caduta dell'intonaco del soffitto di un'aula dell'Istituto Quintiliano di Siracusa. Una studentessa di 17 anni è rimasta lievemente ferita, ha riportato escoriazioni alla fronte, la compagna di banco è stata solo sfiorata dal materiale. Per lei e per gli altri studenti, una ventina in tutto, solo un grande spavento. L'episodio si è verificato attorno alle 11 di oggi nell'aula 52, che al momento del distacco era frequentata da una quarta classe. Il dirigente dell'istituto, Giuseppe Mammano, ha subito informato dell'accaduto i vigili del fuoco, i tecnici della ex provincia di Siracusa, effettuati dei sopralluoghi, e l'aula è stata chiusa. Mammano ha inoltre informato la prefettura, riferirà dell'accaduto in consiglio d'istituto. Da tempo, ha dichiarato il professore, segnaliamo la richiesta di interventi di manutenzione che non vengono realizzati per mancanza di fondi. Torneremo ovviamente su questa notizia nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Adesso dovremo avere le dichiarazioni, le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo assessore alle politiche scolastiche di Catania, l'assessore Mastrandrea. Sentiamo. Forse sono più di uno, ahimè, per il mio impegno. Sicuramente la sicurezza delle strutture è qui, è chiaro che l'assessorato di riferimento sono i lavori pubblici, anzi, considerato però che le manutenzioni sono compito della mia stessa delega e quindi avrò da raccordarmi con il settore manutenzioni. Ma contemporaneamente è importante attenzionare le scuole che operano in quartieri problematici con situazioni socioculturali di fragilità, ed è importantissimo recuperare quei giovanissimi che non accettano l'impegno scolastico e le regole scolastiche per delle situazioni che non possiamo giudicare, ma che è nostro compito recuperare, motivare, e in questo chiederò veramente la collaborazione anche di associazioni e di forze del territorio che possano lavorare con noi ed evitare il problema di devianze. Il grosso problema, purtroppo ormai atavico, della dispersione scolastica. Andiamo adesso a parlare dell'emergenza rifiuti alla discarica di Bellolampo. Autocompattatori in fila davanti alla discarica dopo lo stop di due giorni. I sindaci dei comuni sono sul piede di guerra, hanno chiesto un incontro urgente con il governatore Nello Musumeci. L'incontro dovrebbe tenersi il prossimo 18 di gennaio. La questione rifiuti in Sicilia non è più un problema, ma è diventato un vero e proprio dramma. Lo sa bene Nello Musumeci, presidente della regione, che ha puntato il dito contro i governi precedenti e che ha deciso di mettere la questione in cima agli impegni del governo. Dopo la richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza al governo Gentiloni, il presidente ha invocato il senso di responsabilità da parte del governo nazionale e in particolare l'attenzione del ministro Galletti, impegnato in queste ore in campagna elettorale. Le discariche sono al collasso. A Bellolampo sono 5.000 le tonnellate di rifiuti che ogni giorno arrivano in discarica. Lo spazio ancora disponibile non è sufficiente, appena 2 milioni di metri cubi. Ma qui non tutti i mezzi sono ammessi. A Bellolampo infatti possono essere portati i rifiuti di Palermo e dell'isola di Ustica. Nei giorni scorsi la discarica è rimasta chiusa per due giorni e il conferimento si è dunque fermato. E così si sono formate le code. Decine di autocompattatori in fila per depositare nella discarica di Bellolampo i rifiuti raccolti a Palermo e in vari comuni della provincia. Per i 50 comuni della provincia gestita dalla società Ecoambiente la procedura è più lunga e anche più onerosa. La società tratta i rifiuti provenienti dalla provincia e dopo la cosiddetta stabilizzazione li trasferisce nella discarica Oikos di Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania. I sindaci hanno protestato per il costo del servizio che è salito a oltre 180 euro a tonnellata.
Ieri sera i sindaci dei 50 comuni delle province di Palermo e Trapani si sono riuniti a San Cipirrello per concordare una linea di azione comune. Hanno costituito un comitato di protesta contro l'emergenza e si sono autoconvocati davanti al presidente della regione. La mattina del 18 gennaio si presenteranno a Palazzo d'Orleans per chiedere interventi urgenti per l'emergenza rifiuti. Proprio il costo del servizio ha portato alla protesta dei sindaci, che adesso sono costretti a chiedere ai cittadini un aumento della Tari. Intanto questa mattina abbiamo raggiunto telefonicamente Salvatore Cocin, nominato da pochi giorni alla guida del Dipartimento Rifiuti dopo l'uscita di scena dell'assessore Vincenzo Figuccia. Cocin ha ribadito l'impegno del governo regionale sulla questione, che ha definito delicata. Per quanto riguarda la fila degli autocompattatori davanti alla discarica di Bellolampo, per il capo del Dipartimento si tratta solo ed esclusivamente di una questione organizzativa dei comuni, dopo due giorni di chiusura che non ha nulla a che fare con l'emergenza in sé. Lo stesso Cocina ci ha poi confermato la volontà da parte del Presidente di volere incontrare i sindaci dei comuni delle province. Adesso ci toccherà aspettare le prossime mosse del Governo e l'ufficializzazione dell'incontro con i sindaci il prossimo 18 gennaio. La questione riscossione Sicilia l'avevamo già anticipato, abbiamo sentito l'assessore all'economia Gaetano Armao, che ha fatto il punto sui nodi da sciogliere sull'ente di recupero crediti siciliano. Tempi brevi, anzi brevissimi. Nello Musumeci, presidente della regione, non ha dubbi. Riscossione Sicilia avrà un nuovo CDA già nelle prossime settimane. E così torna di moda la questione relativa alla società responsabile del recupero dei tributi nell'isola. Il tema è di quelli caldi, perché in ballo ci sono decine di milioni di euro per una società che la precedente assemblea regionale ha deciso di abolire per farla confluire nel calderone statale. Diversi nodi da sciogliere, il primo legato alla situazione economica della società. C'è una situazione finanziaria molto delicata, che ha portato al paradosso che il Ragioniere Generale ha dovuto denunciare la società per mancati riversamenti all'erario regionale per oltre 100 milioni di euro, quindi la situazione è veramente delicata, dobbiamo intervenire analizzando intanto la situazione economico-finanziaria, restituendo la società all'ordinaria amministrazione e dentro qualche mese fare una riflessione definitiva sulla norma vigente che prevede che al 31 dicembre 2018 passi definitivamente alla riscossione dello Stato. La seconda questione è di natura giudiziaria, con l'ex amministratore unico di riscossione Antonio Fiumefreddo sollevato dal proprio incarico, che è ricorso al Tribunale per vedere riconosciuto il suo diritto di gestione della società fino a nuove nomine. È l'ex amministratore dimissionario, ma che poi voleva reinsediarsi, una bega tutta della precedente amministrazione, alla quale porremo fine con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che è la soluzione più appropriata. Infine la domanda delle domande: è davvero un bene che la Sicilia perda riscossione? Un buon padre di famiglia, come deve essere un buon amministratore, deve guardare nel caso della riscossione a due temi. Primo, che la riscossione in Sicilia non costi più che nel resto d'Italia. Secondo, che il servizio di riscossione funzioni e in una regione speciale sia opportunamente riferito alla regione. Ecco, però prima di fare questa cosa, siccome i conti vengono prima della politica, perché altrimenti si fa politica velleitaria, cioè senza avere i numeri, noi invece abbiamo fatto questa indagine sulla situazione economico-finanziaria per mettere l'assemblea che ha normato a luglio i destini della riscossione, mettere l'assemblea in condizioni di confermare la scelta fatta dalla precedente legislatura con legge, che è quella di portare riscossione verso lo Stato e quindi rinunciare da parte della Sicilia alla riscossione regionale, oppure, laddove ci siano le condizioni economiche, di ritornare a guidare la riscossione regionale ma in condizioni completamente diverse. Fra poco torneremo a parlare di politica, ma intanto apriamo la pagina della cronaca, perché c'è una svolta a Palermo nelle indagini relative alla sparatoria di via Brigata Aosta, individuati i tre presunti responsabili. A Palermo si è tornati a sparare per questioni di tradimento. È stato un delitto d'onore mancato la sparatoria avvenuta la scorsa settimana a Palermo all'interno del Palazzo di Ferro in via Brigata Aosta. Aveva ragione la voce della telefonata anonima che avvisava la polizia dell'imminente sparatoria.
I poliziotti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato tre persone per il tentato omicidio in via Brigata Aosta. Su richiesta della Procura della Repubblica sono finiti in manette Silvestro Sardina, 22 anni, il padre Francesco Paolo, di 43 anni, e il cugino Youssef, di 23. Sarebbero stati loro, secondo l'accusa, ad organizzare quella che è stata definita un'azione militare pianificata per salvare l'onore di un marito che riteneva di essere stato tradito dalla compagna. Sarebbe stato in particolare Silvestro Sardina, accecato dalla collera, ad impugnare una pistola calibro 9 e a precipitarsi al civico 56 di via Brigata Aosta, nella zona dei cantieri navali. Qui, in compagnia dei familiari, si sarebbe reso protagonista di una caccia all'uomo. Il suo obiettivo era Gaetano Lavecchia, 24 anni, ferito all'addome insieme ad una donna, Teresa Caviglia, colpita ad un braccio. Sarebbe stato lui a mettere in scena una vera e propria sparatoria stile Far West, con annesso inseguimento per le scale del condominio. Sardina, sentito dagli uomini agli ordini del capo della mobile, Rodolfo Ruperti, aveva detto di trovarsi a casa di uno zio al momento del tentato omicidio, ma il suo alibi non ha retto. Spostiamoci adesso ad Enna. C'è una banda specializzata in rapine che seminava il panico soprattutto fra gli anziani residenti. Sono stati arrestati tre uomini di nazionalità romena. Erano specializzati in rapine in villa e le vittime erano quasi sempre anziani. Una banda di rapinatori seriali che agiva nell'Ennese, in particolare a Piazza Armerina, è stata fermata dalla polizia. I diversi colpi portati a compimento in lassi di tempo molto ristretti hanno fatto avviare le indagini da parte della questura, coordinate alla procura di Enna, che attraverso sistemi di sorveglianza è riuscita a identificare gli autori delle rapine. Si tratta di tre romeni residenti a Piazza Armerina: Miklos Lazlo, 39 anni, Vasile Ghido, di 29, e Teodor Nica, di 27. Ai tre è contestato il furto di 10 metri di grondaie di rame in un'abitazione di Piazza Armerina e nel pomeriggio dello stesso giorno, il 3 gennaio scorso, di aver tentato di commettere una rapina pluriaggravata ai danni di un'anziana coppia di coniugi. Sono anche indiziati del furto pluriaggravato ai danni di un'abitazione in una zona rurale della città dei Mosaici, messo a segno la sera di Capodanno, occasione in cui, forzando una finestra e approfittando ancora del buio e dell'assenza dei proprietari, sono stati rubati quadri in rame, in argento, statuette in argento massiccio, coppe e persino indumenti per neonati. Sono stati arrestati dopo che intercettazioni ambientali telefoniche della squadra mobile di Enna e del commissariato di Piazza Armerina, nell'ambito di indagini sull'escalation dallo scorso novembre di furti e rapine, hanno permesso di accertare che i tre stavano per assalire una villa dove vivevano due anziani coniugi che gestiscono un'azienda agricola. Nella loro auto la Polizia di Stato ha trovato attrezzi utili allo scasso, varie ispezioni di grondaie di rame, passamontagna realizzati con maniche di maglioni, una pistola a giocattolo, attrezzature e materiali vari, oltre alla refurtiva. I tre sono stati arrestati e portati in carcere. Andiamo adesso a Castelvetrano, sarà momentaneamente ospitato a spese del comune in una casa di riposo il 64enne che stamani ha tentato di lanciarsi nel vuoto dall'immobile dell'Informa Giovani tra la piazza Generale Cascino e via Selinunte, proprio a Castelvetrano, dove si trovano alcuni uffici municipali. Quando la polizia è giunta sul posto, l'uomo era stato già convinto a desistere dal gesto da un dipendente dell'ente locale. L'origine della drammatica decisione del 64enne, problemi economici che si stavano via via aggravando. In poco meno di un'ora di diretta, il sindaco di Catania Enzo Bianco ha risposto su Facebook Live alle numerose domande dei suoi concittadini. Abbiamo fatto un po' il sunto di quello che è successo in quest'ora nel prossimo servizio. La sistemazione del prospetto del Tondo Gioielli sarà completata nel giro di un paio di mesi e sarà uno dei luoghi più belli della città. Nei 56 minuti di Facebook Live, Enzo Bianco, rispondendo alle domande dei suoi concittadini, non fa mistero sui problemi della città, ma rilancia con alcune azioni tese a migliorarla. Si comincia con il Tondo Gioielli e si proseguirà con i marciapiede e l'illuminazione. Rifaremo molti marciapiedi, risistemeremo ulteriormente fontane. Questi gli interventi su waterfront e lungomare liberato. Fra qualche anno, quando Viale Alcide De Gasperi sarà completato, la mia idea è quella di chiudere al traffico privato integralmente il lungomare tra Ognina e Piazza Europa. Bianco punta l'attenzione poi ai grandi cantieri. La Tecnis completerà la consegna dell'ospedale San Marco entro marzo e naturalmente quello sarà uno degli ospedali più importanti della Sicilia. Questa è la sua visione sulla zona industriale. Abbiamo ottenuto di finanziare
un progetto per l'illuminazione, un progetto per il rifacimento del manto stradale, le strade sono veramente dei colabrodo, è un progetto che riguarda la sicurezza. Il sindaco è ottimista anche su pubblici servizi. Abbiamo sottoscritto un contratto quinquennale, su pubblici servizi si può salvare, come salvai molti servizi appena eletto sindaco della città. Poi la lotta ai parcheggiatori abusivi. È un parcheggiatore abusivo che continua a svolgere la sua attività dopo essere stato diffidato può essere oggetto anche di un DASPO. Abbiamo uno strumento più efficace per poter portare avanti. Infine, la migliore accoglienza al Presidente della Repubblica Mattarella. Non è mai accaduto che un Presidente della Repubblica venisse a Catania a Librino. Sarò lì ad accogliere il Presidente Mattarella. Abbiamo sentito Bianco dunque rispondere alle domande dei cittadini. Anche il sindaco di Messina, Renato Accorinti, si affida a Facebook, questa volta per chiedere ai cittadini che siano loro quasi ad invitarlo a ricandidarsi per le prossime elezioni. Lo aveva annunciato alla conferenza stampa di fine anno da ieri pomeriggio e online su Facebook. Con un video il sindaco di Messina Renato Accorinti chiede ai cittadini se vogliono la sua ricandidatura per le amministrative della prossima primavera, come avvenuto nel 2013 attraverso la raccolta firme. Partendo dalle macerie trovate a Palazzo Zanca con 500 milioni di debiti e il rischio di dissesto scongiurato, Accorinti dice di voler essere giudicato solo su quanto già fatto, elencando l'operato dal risanamento delle società partecipate all'avvio di progetti importanti come l'ampliamento del porto di Tramestieri, l'ultimazione degli svincoli di Giostra e il risanamento del territorio. Tutti gli 8 assessori, compreso me, abbiamo un lavoro, non siamo attaccati alla sedia e perciò non facciamo carriere politiche. Questo è un cambio di rotta, non c'è il clientelismo, non c'è stato clientelismo con noi. Non c'è nessun processo a carico dei nostri assessori e di me. Bene, questo è il cambio che volevamo, lo abbiamo fatto, abbiamo cambiato proprio assetto e la storia della nostra città. Va continuato perché ci sono tante altre cose da fare, ma solo se lo vorrete voi. Raggiunte in mattinata 1500 reazioni, oltre 1000 condivisioni e 350 commenti, di cui una parte negativi, a cui il sindaco, chi per lui, dà una risposta, una spiegazione o una battuta. Intanto c'è chi, senza sondaggi, già in piena campagna elettorale per la poltrona di primo cittadino. Il deputato regionale Cateno De Luca, noto per le vicende giudiziarie fino ad ora a suo favore, e il capogruppo consigliare di Forza Italia Giuseppe Trischitta. Ma ancora le coalizioni di centrodestra e centrosinistra e il Movimento 5 Stelle non si sono pronunciati. I giochi sono tutti da fare. Adesso torniamo a Catania e andiamo in Viale Vittorio Veneto, tra parcheggio selvaggio e mancanza di politiche legate allo sviluppo del commercio, monta la protesta delle associazioni di categoria. Viale Vittorio Veneto tra mancanza di politiche per il rilancio del commercio e il parcheggio selvaggio. Una mobilità ancora tutta da inventare, tra corsie dell'autobus invase dalle macchine e manovre pericolose come questa, ovvero passare da una parte all'altra della strada attraversando quattro corsie e rischiando il tamponamento. Perché sono tante le motivazioni che non riescono a fare riqualificare Viale Vittorio Veneto, a partire da quella importante che è la sosta selvaggia, pochi parcheggi, il traffico quotidiano dovuto alla concentrazione massima di automobili, si utilizzano poco i mezzi, la metropolitana, gli autobus ed altro, e quindi questo sta rendendo negativa la situazione. Ovviamente non ci dobbiamo dimenticare della raffica di vento che c'è stata qualche giorno addietro, che ha veramente provocato diversi danni. I controlli ci sono, con tanto di multe per chi trasgredisce, ma tutto questo potrebbe anche non bastare. Delle persone che devono andare a lavorare, chi deve andare negli uffici, e rischia veramente di non arrivare o di arrivare in ritardo. È una situazione questa che bisogna attenzionare veramente, perché Viale Vittorio Veneto, non ci dimentichiamo, che è stato sempre il fiore all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello del commercio.
Il GUP di Palermo, Maria Cristina Sala, ha condannato complessivamente oltre 160 anni di reclusione boss, gregari ed estorsori del mandamento mafioso palermitano di Santa Maria di Gesù. Il processo, celebrato in abbreviato, nasce da un'indagine della DDA che nel 2016 portò a decine di arresti in un'enclave storica di Cosa Nostra. Dall'inchiesta, denominata Brasca, emerse come la cosca continuasse ad applicare le regole storiche della mafia, dal rito della presentazione di nuovi affiliati al divieto di rapporti con le forze dell'ordine, alla consegna del silenzio sugli affari del clan. Siamo in tempo di saldi e allora abbiamo sentito un esperto di marketing, perché qualcuno si lascia andare troppo spesso allo shopping, che in certi casi diventa quasi di natura compulsiva. Sentiamo. Shopping, shopping e ancora shopping. Era il pensiero ricorrente di Rebecca Bloomwood, la protagonista del celebre bestseller I Love Shopping, che trovava sempre il momento giusto per fare acquisti. Ora, con la stagione dei saldi avviata da pochi giorni, ecco che le vetrine diventano appetibili più che mai. Ma cosa spinge il consumatore a comprare? La reale esigenza di avere beni nuovi o il coinvolgimento emotivo che spinge a fare acquisti anche se non necessari? Spesso il comportamento d'acquisto sfocia in una continua ricerca di un bisogno da soddisfare che non ritrova nei bisogni primari la piena, diciamo, soddisfazione, appunto, e nelle diverse formule distributive, quindi nello shopping tradizionale piuttosto che lo shopping online, viene appagato da un continuo procacciamento, quindi un approvvigionamento compulsivo che tendenzialmente non soddisfa se non il bisogno di qualche modo premiarsi per tutto quello che diciamo si è fatto. Sull'approccio diverso dei consumatori, le imprese, i brand e i negozi fanno molta leva. Alcuni di noi hanno un comportamento, un rapporto con i beni da acquistare, potremmo dire razionale, altri ce l'hanno un po' più emotivo, altri coniugano l'emotività con la razionalità, diciamo alcuni invece proprio l'impulso lo considerano come l'elemento dominante la scelta d'acquisto, quindi diventa fortemente emotivo e la gratificazione, il bisogno di gratificarsi diventa dominante nel processo di acquisto. Il fascino dei pacchetti con i nastrini luccicanti e le vetrine che puntano su qualità con grandi sconti diventano dunque la chiave di volta. Ma non è da sottovalutare lo shopping online, che più di ogni altro fa risparmiare su un fattore determinante, uguale per tutti e che non ha prezzo: il tempo. Un 28enne che, dopo aver picchiato la moglie davanti ai figli, si è barricato in casa con l'ultimo genito di 3 mesi, è stato arrestato a Catania da personale delle volanti della polizia per maltrattamenti in famiglia aggravati dall'aver commesso i fatti in presenza di figli minorenni e lesioni personali dolose. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione della moglie, che fuggendo non è riuscita a portare via il terzo figlio. Andiamo adesso a Palermo per parlare di un progetto di Confcommercio per lanciare il capoluogo di regione nel turismo matrimoniale. L'accordo tra gli operatori del settore, i partner e le aziende professionali vuole proporre un modello vincente per portare in Sicilia coppie che decidono di sposarsi proprio nel capoluogo. Palermo può diventare destinazione privilegiata di turismo matrimoniale internazionale. Il progetto Palermo Wedding Destination, promosso da Confcommercio Palermo e dagli operatori del settore, lancia la sfida di un mercato in continua ascesa che vede la Sicilia tra le prime 5 regioni del nostro paese per turismo matrimoniale. Un progetto destinato alle coppie estere che decidono di dirsi il fatidico sì proprio in Sicilia. Noi riteniamo che è un pezzo di quella che io chiamo economia della bellezza, questo è l'espressione di quello che può diventare la nostra città semplicemente essendo se stessa. È tutto quello che il mondo ci invidia, noi però adesso professionalmente, aziendalmente dobbiamo essere in grado di tradurlo in beni e prodotti di qualità. Oggi quelli che sono i dati effettivamente registrati sono soltanto
uno su quattro matrimoni che effettivamente arrivano nel nostro, diciamo, paese, quindi l'indotto generato è veramente, parliamo di grandissimi numeri. Quindi siccome nel 2018 la Sicilia risulta essere ancora una di quelle destinazioni sempre più emergenti, abbiamo deciso di mettere a disposizione della nostra terra, perché io sono una donna siciliana, sono nata ad Agrigento e mi sono formata all'Università di Palermo, insieme alla mia partner Monica Balli, che è una planner che da oltre 20 anni è riconosciuta a livello internazionale, abbiamo deciso di mettere a disposizione le nostre professionalità per far sì che Palermo venga riconosciuta a livello internazionale con l'aiuto di tutti gli attori interessati e interessabili in questo progetto, affinché Palermo diventi una wedding destination a livello internazionale. E con questa notizia noi chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale. Ci ritroviamo fra poco con la pagina sportiva. Da venerdì 12 gennaio 2018 ritorna su Ultima TV Aspettando Sant'Agata, trasmissione di approfondimento sulla vita e tradizioni legate alla Santa Patrona di Catania. Servizi, racconti, interviste per vivere insieme i giorni che precedono la festa. Aspettando Sant'Agata ogni venerdì su Ultima TV. Un'occasione unica per sciare sulle incantevoli piste dell'Etna. Anzi, un'occasione doppia. Grazie all'abbonamento per la stagione sciistica per gli impianti di risalita sui versanti di Lingua Glossa e Nicolosi. L'abbonamento stagionale può essere sottoscritto presso la partenza della funivia dell'Etna al Rifugio Sapienza oppure alla partenza della Seggiovia a Piano Provenzana. Lo sport con il calcio in primo piano, il calcio mercato. Partiamo dal Catania perché Caccavallo è sempre più vicino ai rossazzurri, manca ancora l'ufficialità, ma dovrebbe essere lui il primo acquisto del Catania in questo mercato di gennaio. Primi calci al pallone, esercizi e feeling con rettangolo di gioco per il Catania. Agli ordini di Cristiano Lucarelli per il secondo giorno di allenamento a Torre del Grifo c'è un gruppo compatto. La sensazione diffusa però è quella che qualche stravolgimento inorganico ci sarà ed il mercato porta novità. L'indiscrezione che si è poi tramutata in conferma riguarda da vicino Giuseppe Caccavallo, l'esterno offensivo classe 87 e la nuova arma del Catania per la seconda metà di stagione. Il primo acquisto della sessione invernale di calcio mercato messo a segno dal duo Monaco-Argurio. Nato a Napoli, mancino di piede, Caccavallo è un'ala pura d'attacco, adatto al gioco sulle fasce ma ruolabile anche sulla tre quarti. Arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in B dal Cosenza, ma è il Venezia a detenere attualmente il cartellino del giocatore, che nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Crotone, Salernitana, Casertana e Paganese. Proprio in maglia azzurro stellata, il trentenne napoletano è salito in cattedra, mettendo a segno nella stagione 2015-2016 ben 14 gol a fronte di 6 assist, score tra i più prolifici della terza serie. Giolio offensivo e grande duttilità, Caccavallo ha manifestato sin da subito il suo entusiasmo sul trasferimento alle pendici dell'Etna e proprio con la maglia dell'Elefante potrebbe recitare immediatamente un ruolo da protagonista. Contro il Lecce per il ritorno in campo fissato per il 21 gennaio, l'ala destra campana potrebbe sostituire Russotto, ancora alle prese con un infortunio, innesto mirato da parte della dirigenza che non ha voluto esitare a rischiare il recupero del fantasista numero 7. A Lecce sarà dunque disponibile una nuova arma per il Catania, che prima del big match del Via del Mare scenderà comunque in campo. Dopo 13 anni di assenza, il club etneo ha sancito il ritorno del Memorial Angelo Massimino. La sesta edizione del Memorial vedrà sfidarsi per un amichevole di prestigio Catania e Sion, formazione militante nel massimo campionato svizzero.
Adesso il mercato del Palermo in Serie B, anche in questo caso è arrivato già il primo colpo, un difensore, ma se ne attendono degli altri. Intanto riprende la preparazione in vista del campionato che avrà la sua ripresa ufficiale nel terzo weekend di gennaio. Si riparte, oggi pomeriggio il Palermo riprende la preparazione in vista della sfida di giorno 20 contro lo Spezia. La vittoria contro la Salernitana è stato l'ultimo appuntamento del girone di andata, adesso la testa è solo ed esclusivamente al mercato. Le priorità del direttore sportivo Fabio Lupo sono tre: la prima pedina è stata già acquisita e si tratta di Corentin Fiore, esterno mancino dello Standard Liegi e dell'Under 21. Il difensore classe 95 si adatta nel ruolo di centrale e di esterno, sarà il vice all'esame. Ieri l'arrivo a Trapani, poi il trasferimento in città, già da oggi sarà disponibile per Tedino. Gli altri due ruoli sono un attaccante che possa sostituire Embolo ormai in partenza e che possa soprattutto ricoprire il ruolo di del vice Nestoroschi. Gli obiettivi sono quelli di Carmine e Calaiò, ma è uscito in queste ore il nome di Stefano Moreo, attaccante del Venezia che del colpo di testa ha fatto la sua arma vincente. La trattativa è già avviata da qualche giorno e sembra procedere spedita. L'altro nome potrebbe essere un centrocampista, un regista su cui far girare tutta la squadra, ma niente nomi altisonanti. Lupo punta su giocatori giovani di prospettiva ma con un buon bagaglio di esperienza, magari proprio con qualche presenza nelle coppe europee o in nazionale. Questo è il mercato sia del Catania che del Palermo. Ritorniamo alla Serie C per parlare invece dell'Acragas, che ha problemi ben più urgenti della semplice finestra di mercato. Sono problemi relativi alla società. C'è un gruppo di imprenditori iraniani che potrebbe essere interessato all'acquisto della società della città della Valle dei Templi. C'era molto scetticismo ad Agrigento legato al presunto interesse di imprenditori iraniani all'acquisto delle quote societarie dell'Acragas. Una piazza che in questa stagione ne sta passando di tutti i colori, dal disimpegno del patron Marcello Giavarini all'impossibilità di continuare il progetto in solitaria da parte del presidente Alessi. In mezzo due o tre fantomatiche trattative sbandierate via social, ma che si sono concluse tutte con un nulla di fatto. Prima Alessandro Nuccilli, imprenditore dal passato poco limpido, poi il manager italo-svizzero Roberto Nava, anche con lui un nulla di fatto. Negli ultimi giorni invece si era diffusa la voce, tra lo scetticismo generale, di un interessamento da parte di una cordata di imprenditori iraniani. Ebbene, nel pomeriggio di ieri gli imprenditori si sono materializzati. Hanno raggiunto Agrigento e prima di sedersi intorno ad un tavolo con il presidente Alessi hanno voluto visitare lo stadio Seneto, il campo di allenamento di Fontanelle e incontrare la squadra e lo staff. Gli iraniani, giunti nella Valle dei Templi, sono proprietari di una squadra militante nella Persian Gulf League, la Serie A iraniana. In particolare, l'incontro avvenuto nello studio legale dell'avvocato Caponnetto è stato tra i dirigenti agrigentini e il direttore del marketing e il consulente della stessa società iraniana. La delegazione, preso atto di tutte le componenti relative all'eventuale subentro in società, si legge in una nota diffusa subito dopo dall'ufficio stampa dell'Acragas, si è detta comunque soddisfatta ed interessata a sposare il progetto Acragas, poiché la società dei Templi potrebbe rientrare in un progetto molto più ampio anche per la crescita sportiva della stessa società calcistica iraniana. Gli stessi, pertanto, si sono riservati di comunicare quanto prima una decisione. Calcio a 5, adesso con il match importante di questa sera fra due squadre siciliane che si stanno mettendo in luce. Hanno impressionato tutti e dimostrato il loro grande valore in campionato. Adesso Meta e Maritime Augusta si ritrovano una contro l'altra in Coppa Divisione, torneo che vede protagoniste tutte le compagini italiane di futsal, comprese quelle della massima serie. In occasione della sfida, gara unica in programma questa sera al campo sportivo polivalente di San Giovanni La Punta e valida per il terzo turno, i puntesi proveranno a riscattare l'ultimo confronto con i rocciosi augustani che si sono imposti in campionato lo scorso novembre per 3-2. La sfida di campionato fu combattuta e spettacolare. In casa Meta e Maritime la gara è più che sentita. Domani è una partita complicata, però in settimana ci siamo allenati bene, sappiamo i punti forti del Meta e andremo lì a fare la nostra partita, quello che sappiamo e basta. Sappiamo che sarà una partita dura, ma sarà dura anche per loro, quindi andiamo lì e ce la giochiamo. Sarà una partita importante contro un avversario forte, noi l'abbiamo preparata bene, abbiamo lavorato tanto durante questi due giorni post Bisceglie,
quindi siamo pronti per affrontarli. Un avversario forte, è un roster completo, è fatto da almeno 12 giocatori che possono ruotare. Sì, noi all'andata l'abbiamo messo in difficoltà, non è la prima partita di andata del campionato, l'abbiamo messo in difficoltà, proveremo a farlo stasera, siamo convinti di poterlo fare nonostante la loro forza. Credo che stiamo abbastanza bene, i ragazzi stanno bene, credo che per stasera avremo tutta la rosa a disposizione, quindi è un buon momento per noi. Clima rovente e morale alto da ambo le parti, questa sera sarà grande futsal e le emozioni sono garantite. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di giornata.